Dopo la retrocessione dalla prima categoria, l'Atletico Pezze si prepara ad affrontare per la stagione 2023-2024 il campionato di seconda categoria con ritrovato slancio. Ieri, martedì 8 agosto, in piazza 20 settembre a Pezze, il giornalista Donato Miccoli ha condotto la conferenza stampa di presentazione del nuovo corso dell'Atletico Pezze, alla presenza dell'assessore allo sport Giuseppe Galeota, del presidente Vito Cardone, che ha lasciato le redini del settore tecnico, al rientrante mister Checco. Buongiorno. Presidente, oggi si presenta la nuova stagione del Pezze. Quali sono gli obiettivi? Gli obiettivi sono sicuramente di fare un bel campionato, anche perché veniamo da una retrocessione, una amara retrocessione. E quindi gli obiettivi della società sono quelli di cercare di risalire subito in prima categoria. Quali saranno le colonne portanti di questo nuovo Pezze? Questo nuovo Pezze si presenta già con un nuovo allenatore, quindi siamo molto ottimisti sul lavoro che farà mister Buongiorno. E poi abbiamo già un 70% della rosa dello scorso anno, che verrà rinforzata con l'innesto sia di giovani che di esperti. Quale sarà il leitmotiv di questa stagione? Innanzitutto devo dire in maniera abbastanza umile e schietta che sono fuori da qualche anno, quindi magari ho bisogno, una volta che comincia la preparazione, di conoscere un po' gran parte dei ragazzi. Questo non mi pesa, perché deve essere così, e mi sprona con la speranza, insomma, di poter far bene, di poter dare qualche soddisfazione assieme alla società a questa piccola cittadina. Questa realtà ha sempre avuto comunque un grande riscontro di pubblico. Cosa possiamo dire al pubblico? Quali sono gli obiettivi di questa stagione dopo la stagione negativa dell'anno scorso? Risalire la china è difficile, perché comunque dopo una retrocessione bisogna un po' riordinare le idee. Però questa è una piazza che tutto sommato ha fatto anche qualche categoria, insomma, importante. Io sono uno di quelli che, insomma, possiamo dire che ha fatto la storia, e quindi assolutamente c'è l'intenzione di voler far bene e di voler magari rientrare ancora una volta in prima categoria. Certo, poi fra dire e fare c'è di mezzo il mare, quindi bisogna un attimo capire fin dall'inizio quali sono i programmi e i presupposti dalla vigilia.